Manca veramente l'ultimo passo per concludere questo deck. Ho da riscuotere con voi dalla prima alla 19esima soglia un'orda di scheletrini, golem di Elisir e c'è la leggendaria, ragazzi. O il campione. E quindi, insomma, oggi è proprio la settimana di Larry. Ragazzi, 50 di oro di nuovo. Ragazzi, pure contro counter. Ehi, la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Signori, oggi siamo qua con il nostro deck perché è arrivato il momento di andare a maxare una nuova carta. Sarà un upgrade importantissimo quello che faremo oggi, perché lo vedete, sono solo più due le carte che posso potenziare, quindi manca veramente l'ultimo passo per concludere questo deck. E come potrei non maxarmi un deck del genere con il risultato che ci ha fatto raggiungere delle 6300 coppe e soprattutto col risultato che potenzialmente ci potrebbe far raggiungere una volta maxato? Bisogna assolutamente scoprirlo. Ovviamente il baule è sempre lì, prossimi video ne riparleremo. Oggi però mi voglio concentrare sull'upgrade della carta. Ovviamente, come avete visto, ho un 76.000 di oro, quindi me ne manca ancora, ma guarda caso ho da riscuotere con voi dalla prima alla 19esima soglia del mio passo, o meglio dalla seconda per essere precisi. Prima di cominciare vi chiedo subito un pollice in su, demolite il like, forza ragazzi, mi raccomando, e inizierei subito molto molto chill. 100 jolly comuni, teniamo d'occhio i jolly perché adesso, insomma, tra poco dovrebbero di nuovo fullarsi e dovremmo iniziare a capire, buoni sti 1200 tra l'altro, dove andare a piazzare questi jolly una volta che li avremo fullati, su quale carta, dove andremo a maxare in futuro. Insomma, è una roba che bisogna un attimino chiedersi. Andiamo a prenderci anche quelli rari che diventano 1000, vedete cosa vi dicevo poco fa. Di nuovo 1249 di oro, molto buono, due gemme, una torre bombardiera, 70 giga royale, molto buoni questi, maghetto e gelo, ok, va bene. Abbiamo anche un 10 jolly, anche qua vanno su 216, 1238 di oro, siamo sulle 3 gemme, siamo sui 10 jolly di nuovo rari, un po' di pirotecniche, lo spiritello, la mongolfiera e ce ne stiamo così. Primo grande step, il libro dei libri, ragazzi, molto buono anche questo, anche lì bisognerà capire un attimino come spremerlo. 121 jolly epici, arriviamo su quella esorbitante cifra, 20 jolly comuni, 50 giga royal di nuovo, buonissimi, domatori buonissimi, top ragazzi, stiamo andando alla grande. Andiamo ancora con 100 jolly comuni, dove comunque tutto sommato dobbiamo ancora farmarne prima di fullare tutto. 1291 di oro, 2 gemme, ancora 51 jolly, 19 spiritelli di ghiaccio, un pecca e la macchina volante, macchina devastante più che macchina volante. 20 jolly, ragazzi, stiamo andando come dei treni con le ricompense. Chiave dei bauli, arriviamo a 9 su 10, si bugga il baule, giustamente. Oh, raga, questo baule rimarrà avvolto dal mistero perché... Ah no, ok, me lo fa riaprire. Mi ha completamente resettato il gioco. Secondo me pure il gioco è un po' impazzito dopo che ha visto tutti questi spacchettamenti. Un'orda di scheletrini, golem di Elisir e c'è la leggendaria, ragazzi. O il campione. Attimo di suspance, ragazzi. Vai, leggendaria, buona. Il drop rate aumentato, ci sta. Oh, dragato infernale. Per assurdo era proprio una delle leggendarie che stavo cercando. Infatti si vede, ne ho 30 su 10 proprio perché ne ho anche scambiati un po'. Presto faremo dei ragionamenti. 10 jolly epici, molto buoni. Andiamo con un altro bollo della corona, 1287 di oro, 2 gemme, 30 costine royale, buone frecce, bocciatore, estrattore dell'esir, medio. Quella, esatto, il token raro per lo scambio, non mi veniva più in mente, manca la parola, 1220, 2 di gemme, jolly, spiritello del ghiaccio, molto buono. Pff, vabbè, le ultime due carte, ni. Torre degli arcieri, oh, eccola, due volte me la dà, perfetto, guarda, sono proprio contento che me ne date due perché una non mi bastava. Le andiamo ad aggiungere alla nostra collezione torri, così ci comincerà ad apparire. Anzi, sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? Che anzi, le andiamo a provare, perché effettivamente non l'ho ancora provata, quindi metto solo lei per ora. E nel frattempo proseguo con la mia scalatina, sì, anche perché oro da fare ce n'è ancora. Ok, 1352 gemme, jolly per 66, consegne, tornadino che diventa oro e scaricuccioli, molto buona così. 10.000 di oro, questa è una bella botta, infatti arriviamo a 98.000. Ok, ci manca... No, fermati, che fai? Cosa fai? Matto. Andiamo avanti, ragazzi. 10 jolly rari, 1.300 di oro. Arriviamo a 99.900. Arriviamo anche sulle altre due gemme. 5 torri bombardiere, c'è il bottaniere, draghi d'ossa e una furia. Un po' così sta cassa, sinceramente. Andiamo con i jolly comuni. Tra poco arriviamo a 4.000 jolly comuni. 1.200 di oro. Questa volta arriviamo sui 101.000. 3 gemme. Un maialino royale, uno solo, anche se sono 4. Arcieri pirotecnici, reclute
e maghi. Ok, io direi che per ora ci fermiamo qua in realtà, perché abbiamo quello che ci serve, le altre ricompense le spacchetteremo poi più avanti. Andiamo molto molto tranquillamente a maxare una delle ultime due carte. Allora, qua è molto difficile la scelta, perché entrambe non creano tutta sta differenza, perché il tornado va a fare un pochino più di danno, ok? Che possiamo sfruttare magari per tirare giù una torre. Larry anche va a fare un pochino più di danno, che però si può sfruttare per tirare giù magari un tank, tipo un gigante, un golem, soprattutto quando l'avversario non zappa. Vado a fare proprio Larry, perché nel frattempo Federico, 10 mesi così, un bacione, ciao bello, grazie mille per il sabone. Allora, Larry mi dà questo vantaggio che secondo me è equiparabile a quello della tornado, ok? Cioè fare più danno a un tank o a una torre è comunque importante, ma c'è un rarissimo caso in cui l'avversario mi utilizza la cimitero maxata e in certe condizioni la tornado con un livello in meno, proprio perché non shotta immediatamente, potrebbe garantirmi l'attivazione della torre centrale. È proprio una piccolezza in più che però messa sulla bilancia mi fa dire sinceramente preferisco farmi prima Larry, così ci ricolleghiamo anche al video dell'altro giorno dove l'abbiamo full goldato. E quindi insomma oggi è proprio la settimana di Larry. Larry caro, stai per raggiungere di nuovo il livello 14, 3, 2, 1 e vai. Signori, ci siamo, carta maxata, ma soprattutto deck a un passo dall'essere completamente maxato. Molto molto nice. Signori, dritti in campo e si inizia a combattere, si iniziano a fare coppe e io vorrei puntare di nuovo a 6003, if is possible. Però lo sappiamo, nei video degli upgrade in genere si perde. So che non è un bellissimo modo per cominciare la prima partita, ma è la verità. Allora signori, primo taglio subito, primo drop subito, siamo subito sotto le 6000 coppe. Ma ormai si sa, quando io faccio un upgrade di una carta, il video dell'upgrade spesso non è proprio il migliore per scalare. Sarà che mi devo abituare, non lo so, non lo so. Mi parte con uno spiritello al 12, cioè ragazzi ti prego Ferris, non mi puoi perdere questa contro lo spiritello al 12, eh. Allora mettiamoci, sapevo già, partiamo subito così, proprio, proprio subito. Ok, almeno diamo un po' una tranquillizzata al tutto. Ok, lui è un deck domato anche molto tranquillo, tutto sommato. Qua una hit di moschettiera e quello lì non hitta, va bene. Potrebbe avere degli scheletrini, quindi tronco pronta. Mi va a valchiriare, termine tecnico per indicare che mi ha calato una valchiria. Ok, allora qui faccio una robaccia del genere, più che altro perché quel coso me lo devo togliere proprio assolutamente. E comunque faccio qualche dannetto e me ne sto. Bel pugno ce l'ha pianta, ma me ne sto. Ma guarda, l'arciere magico è la carta che sinceramente per ora mi dà più fastidio. Cioè per ora proprio è il peggio, peggio, peggio of the peggio. Andiamo a splittare da dietro degli scheletrini, così giusto per ciclare. Anche ovviamente il cannone è sempre pronto in difesa. Ok, lo comincio a calare, lui non fa niente. Secondo me sta liccando, però non lo so. Sta liccando sicuramente, mi va a terremotare. Io li parto così, lui mi fa, aspetta, mi fa schifio sinceramente. Mi becco una hit, ma attivo la centrale alla grande. Posso difendere anche con la terremoto, quindi calare giù prima il cannone ci stava. Qua aspettiamo un attimo. Ma ok, ma si faccio così sinceramente. Guarda, sinceramente tanto lui non mi parte con un domatore, me l'ha appena messo. Gli faccio un po' di danni e siamo tutti contenti. Ok, qua potrebbe arrivare, qua potrebbe arrivare. Facciamo anche una robettina così, facciamo anche una robettina così. La terremoto arriva, però lui non mi arriva a torre col domatore. La terremoto fa dei danni, ma lui non arriva a torre. È lì quello ragazzi, ma rimortacci suoi. Partiamo a sinistra con le giant, va, mi stiamo a caricare. Lui c'ha la Tesla sicuro pronta, ce l'ha proprio lì in attesa. Andiamo qua col barbarone. Bellissimo, bellissimo il valore che mi prende qua. Facciamo una robetta così, lo spiritello lo andiamo a incassare sulla torre di destra. E qui signori, iniziamo pure a calar giù gli scheletrini, la moschettiera, la Tesla è garantita. Facciamoci pure, oh miseria. No, non sono riuscito a fermarlo quello. Pensavo un po' meglio però tutto sommato, perché comunque i danni me ne arrivano parecchi. E devo anche andare ad... no, comunque lui così mi può terremotare. Aspetta, 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 sto liccando, lo so. Parto così. Ah, ma lui non è andato neanche a calarmi giù a terremoto addirittura. Facciamo così, velocissimo. Tesla che mi entra in target. Insomma, sono tanti danni, qua. Qua sono tanti danni for me. Ragazzi, qua sono tanti, tanti, tanti danni for me. No, 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 no. Non ci siamo. Lui qua c'ha facile, facile gli pipistrelli da mettere, se vuole. Io qua devo calarli all'istante un altro giallo.
Giant e andare poi da lì a fulminare. Ok, facciamo tipo così. E lui vedi che lo sapevo che se ne partiva in codesta maniera. Qua facciamo una robetta del genere. Va bene, va benissimo, oddio. Cheat più o meno. Facciamo così. È l'unica cosa che posso fare per ora. Qua ci metto degli scheletrini che danno una mano. Pronto con la fulmine, che però vediamo un po'. Non lo so, eh. Vabbè, dei danni vado a farli qua. Sì, no, danni ne vado a fare. Toh, facciamo pure così anche, molto tranquilli. Vai. Va bene. Va benissimo. Ragazzi! Signori! 50 di oro di nuovo! Di nuovo 50 di oro mi ha dato! 50 di oro! Se il video di Larry porterà proprio fortuna, ragazzi, eh. Signori, incassiamoci ancora una volta altri 50 di oro. Non mi sembra vero, sinceramente. Pazzesco. Andiamo con un'altra partita. 50 di oro. Ma vi rendete conto quanti sono 50 di oro? Vabbè, siamo sempre lì che bazzichiamo sulle 6.000. Niente, ragazzi. Il gioco non è stato clemente con noi. Dopo averci dato 50 di oro ci ha fatto perdere. Allora, Rosario Center. Canalla si chiama sto tipo. Canalla. Raga, seconda loss. Counter. Che vedevo di? Counter. Io ho capito che questo è un video dove potenzio le carte. Devi anche cercare di essere un pochino più clemente con me. Sto spiritello non ha senso di esistere mai. E mi becco mezza torre free. Allora, sto per fare una porcata. Lo so, è una porcata. Però tanto se lui c'è barbari scelti li userà per counterarmi il giant. Quindi tanto vale, lo calo il giant. C'ha pure il mini pecca. C'ha pure il mini pecca per counterarmi il giant. Gli faccio comunque dei danni. Cioè, però, che cacchio devo fare? Veloce? Ok. Tutto sommato, sto giro li fermiamo di nuovo. Dovrei partire adesso di Giant. Lui non c'ha in teoria il Doma. Però secondo me comunque ha ciclato abbastanza fast, lui. Partiamo così. Mette una mosca. Ok, quindi siamo pari di Elisir, penso. Niente, il target è la mosca, sì. Quindi vado io con la mia su di lui. Questi quali li porto via così. Non so quanto effettivamente sia un modo per temporeggiare, eh. È un pochino sì, però, eh. Un pochino sì. Un pochino è servito. Un pochitos è servito. Proviamo ad andare così di nuovo. Proviamo a fare una roba del genere. Ma quella torre di destra, ragazzi, non gliela fa. Riportiamo un po' in parità il tutto. Lui mi ha di nuovo messo comunque sia il suo cosetto, il suo domatore. Quindi il push se l'è creato. I barbari scelti per la difesa comunque me li ha calati. Sinceramente, quello spiritello lo sfrutto per tenere più dietro le retrovie il mio giant. Metto un cannoncello. Lui mi fa airbolla, ci sta. Andiamo con uno spiritello. Questa è proprio... Questa cosa non l'ho capita assolutamente. Ah, lui si è riciclato già di nuovo di barbari scelti. Ma sì, ma non è che abbia comunque molto senso la sua giocata, eh. Perché io comunque qua gli faccio una fulmine stratosferica e gli spacco mezza torre. Ok, qua un attimino pericoloso. Qua un attimino pericoloso again. Ma lì fermiamo tutto. Cioè, quel mini pecca sul cannone non aveva senso. Ho messo anche dei Larry, tra l'altro. Tronco. Oh, ok. Gira che tiri, gira, signori. Siamo sempre lì, sempre lì. Come nel video di ieri. O di ieri, o quando è uscito l'ultimo video di Royals. Questo è sicuro. Non so se c'è stato Brawl in mezzo, perché nel frattempo c'è stato update e quant'altro. 5.988 coppe. Cerchiamo di rifarci le 6.000. Raga, siamo lì, siamo lì. Ci sta. Allora, vediamo un po'. Siamo contro Zillion. Partiamo con degli scheletrini maxati. Ricordiamocelo, pericolosissimi, proprio perché maxati. Lui mi ha zappato una volta, io gli metto uno spirito così, gli metto un tronco. Gli faccio fuori anche una gang di goblin, un po' di fortuna, diciamocelo. Mosca, cannoncello in mezzo, teniamo tutto safe. Lui c'ha lo stregone elettrico, che li possiamo danneggiare comunque tranquillamente. Barbari scelti, partiamo dei giant. Per me può bastare. Può bastare per partire dei giant, sinceramente. Mettiamoci qua i nostri discepoli, come sempre. Ok, lì guarda come fanno, come la lavorano, come workano, come... no, è tardi per mettere la tornado, ma anche se anche prima non aveva molto senso metterla. Mi sembrava strano, eh. Io gli faccio qualche dannetto, per carità. Però qua, ragazzi, è tosta, eh. Qua può prendere un bel valore. Buona la fulmine. Difesa discreta. Se c'ha degli scheletrini... Ma, oddio, scheletrini no. Potrebbe mettermi proprio i barbari scelti, mi sa lì, eh. Invece no. Comunque, grazie per il sesto mese, away. No, un bacione, come sempre. Ok? Facciamo urca la miseria. Facciamo urca la miseria. Facciamo così, perché tanto lui al pecca. Me lo calerà adesso di nuovo. Qua mi fa un po' di male, giustamente. Andiamo a calare giù qua il cannone per cercare di difenderlo. Lui potrebbe mettermi il maghetto. In teoria è quello che dovrebbe fare. Qua facciamo tipo così. E facciamo tipo così rapidissimamente. Stavolta però me la ferma la mosca, giustamente. Gang dei goblin. Andiamo così. Le la tornadiamo. Ok, quelli li proviamo a fermare anche così, sinceramente. Ok. Qua ce lo... raga, che cacchio devo fare? Cioè,
Sembra che io abbia tante scelte, ma non ce le ho. Kovac una robetta del genere. Lui mi fireballa in maniera abbastanza potente. A sto giro però non mi mette il mago, eh. Non so quanto questa cosa gli convenga nella pratica. Me lo mette da dietro, sì, ma io lo uso per farti danni sulla torre. Quindi meglio. Cioè, meglio se ti inventi sti giochetti, sinceramente. Andiamo pure anche così. Non arriverà mai in tempo. Facciamo anche così, allora. Facciamo anche così. Vediamo se per caso magari... aspetta un po'. Di nuovo. Andiamo pure così. Bel valore che prende di nuovo in campo il tutto. Spiritello elettrico. Ferma un attimino la situazione. Il Pekka si riesce a difendere. Si difende anche lo zio Fester. Facciamo un bel cannoncello. Facciamo una bella tornadona che fa il suo sia nella difesa del mago. Guarda, alla grande, non aggiungo altro. Ok, qua possiamo fare una robetta così. Possiamo fare una robetta così. Possiamo fare una robetta così veloce. Abbiamo un po' di difficoltà a difendere poi il tutto. Mi rendo conto. Lui mi fa un po' di danni fastidiosi, per carità. Però io sinceramente qua ce la butto una fulmine un po' sprecata, per carità. Un po' tanto sprecata. Però lui qua lui ha fatto l'errore peggiore che poteva fare. L'errore... Licco l'elisir, lo so. Licco l'elisir di proprio di brutto. Vado così. Faccio così. Faccio così veloce. Qua faccio una robetta del genere. È un po' una ghinata, quella che sto facendo qua. Un po' tanto una ghinata. Ok, qua facciamo così. E quelli si potevano mettere meglio. Questo si poteva mettere meglio. Tutto si poteva mettere meglio, ma... Ok. Questa è una porcata. Di nuovo sto proprio giocando in una maniera sporchissima. Ah, che schifo. No, quella tronco. Poteva usarla molto meglio di così. Aspetta. Vai, veloce. Veloce. Aspetta. Ora vai. Buttaci sta fulminazza. Pam. Eccola lì, tronchino ancora. Ragazzi, pure contro counter. Questo qua era counter. Non mi dite che non era counter, perché era counter proprio totale. Quel Pekka l'abbiamo fatto fare tutti i giri del mondo. Una volta si girava a tirare il colpo lo scheletrino, una volta seguiva il gigante. Non capiva più niente, ragazzi. Ciucco completo. Alla grande. Altri 50 di oro, tra l'altro. Quindi proprio super video oggi. Un sacco di 50 di oro, proprio manetta. Poi mi dite, ma come fai ad arrivare a 100.000 tutte queste volte? Raga, faccio 50 di oro, per forza che arrivo a 100.000. Da 50 a 100.000. Matematica non è un'opinione. Allora, signori, bando alle belinate. Metto a aprire un bauletto. Io per oggi mi fermo qua. Vi ringrazio tutti per la visione. Dono un po' di spiritelli elettrici al mio carissimo amico. Chiusa parentesi, aperta parentesi. No, aperta parentesi, chiusa parentesi. Quadra. E ci becchiamo alla prossima. Salutone. Ciao, belli.